progetto importante non solo per Reggio Emilia ma per tutto il paese, anche ambizioso. L'obiettivo è quello di fare uno studio per individuare delle linee guida che si possono esportare ovviamente a livello europeo rispetto alle pari opportunità e ai diritti dei ragazzi disabili. La nostra provincia è molto impegnata in questo, abbiamo trovato una collaborazione con un consorzio di ditte private che producono giostre. La particolarità, forse che non tutti sanno, è che il nostro territorio è uno dei distretti che produce più attrezzature e giostre per parchi di divertimento, quindi il progetto ha due obiettivi: poter progettare giostre adatte per i ragazzi con disabilità fisiche o psichiche, e questo ovviamente è un tema di diritti universali delle persone, dall'altro innovare i prodotti di queste imprese e magari provare a rilanciare il settore con l'obiettivo di trovare nuova occupazione.